parto, ma vedo che non c'è nessuno, quindi va bene così, signori, buon giorno, buon pomeriggio, buon venerdì, perché mi ostino a fare lei di venerdì, non lo so. Buon 8 marzo, oggi tra l'altro è pure il finale di Ori, oggi è pure una giornata, una notizia, come dire, una notizia vecchia di merda, che non ci aspettavamo nessuno, cioè la morte di Toria. Oggi è una bella giornata, ovviamente. Io spero che almeno voi che guardate il passo, che vedo, non vedo un cazzo di nessuno, vada tutto bene, quindi io l'unica cosa che posso fare è andare direttamente su Ori, non potendo fare nulla, e finire questo gioco che oggi probabilmente finiamo, finalmente, uno perché mi è piaciuto, voglio vedere come finisce, e due, ci togliamo un gioco anche parecchio ostico per me, che ormai sono con una certa età. Quindi, signori, non avendo nulla da dire, perché ripeto, non devo intrattenere nessuno, andiamo a giocare istantaneamente e partiamo. Chi c'è, chi non c'è, non c'è. L'unica cosa che posso fare è questa, in questa giornata particolare. Cioè, veramente, è venerdì, ma che cazzo metto a fare live venerdì? Guarda, la prossima settimana non le faccio più di venerdì. Mi prendo 2 o 3 giorni di vacanza d'ora in poi. Cioè, veramente, venerdì è la morte a quest'ora. Non so che cazzo di giorno è precisamente venerdì, per tanti, ma veramente. Cimenti sbloccati soltanto così, a caso, mentre avviate il gioco. E allora, signori, facciamo un piccolo riepilogone di cosa ho fatto dalla live di mercoledì. Allora, finita la live mercoledì, mi sono chiuso su Ori. Totalmente, sia il pomeriggio che la sera, praticamente ho fatto tutto. Come potete vedere, tutte le zone, vabbè, tranne le creature della sorgente, perché c'è, no, come le creature della sorgente, no, perché devo prendere gli ultimi frammenti per fare l'ultima cosa per ricostruire le radure, quindi sono al 98% per questo motivo, ma sono qui, vedete, è qua, quindi ovviamente non sono andato avanti in questo pezzo in live, cioè off live, quindi non ho potuto finirlo, il pezzo è qua, ma poi per il resto è tutto al 100%. Ho preso e esplorato tutto quello che c'è da esplorare, con tante bestemmie. Manca solo questo pezzo qui in palude di acqua nera. Non ho capito minimamente come aprire questo cancello qua col cazzo Giacomo, però sai che quasi quasi ci riproverò probabilmente. Non so se c'è qualcosa qui che apra, non so dove, se è qui nelle palude o è qui sotto. Ma io qui, cunicoli della mezzanotte, l'ho esplorato tutto e non ho trovato niente. Quindi, o si apre finito il gioco, e non lo so, o mi sono dimenticato una leva da qualche parte nelle paludi, ma dovrebbe essere comunque qui vicino, teoricamente. Ma non l'ho trovata. Però, per il resto, ripeto, è tutto esplorato. Vedete, 100, 100, 100, 100, 100. Tutto 100%. È incredibile, ragazzi, come mi ha preso sto gioco. Quindi, l'unica cosa che ho fatto offline è esplorare un pochettino sta zona, come avete visto, ma niente più. Quindi partiamo, ragazzi. Come stai, Giacomo? Come hai capito, sono partito. L'hai visto? Minchia, ma sono totalmente a zero. Aspetta, c'è una roba. Come hai capito, sono partito istante perché non c'è nessuno. Quindi, ma non potevo fare nulla, né parlare né niente. Ok, lo streamer deve parlare sempre, ma minchia. Non sono così, non sono pazzo da parlare da solo con nessuno spettatore. E allora, ecco qua. Adesso c'è tutto. Ah, guardate qua. Ecco, guardate, per questo frangente. Ho sbagliato. Per questo frangente di live, in quest'ultima live, vi tolgo pure la grafica sotto, così avete tutto chiaro. Nicola? Che succede, Nicola? Cioè, poi mi ammazzo pure io, ripeto, c'è un cazzo. Sì. Love God!
Beh, guardate tutti tanto gli foto belli. Grazie per i 17 mesi. Buon pomeriggio, Lavoro, grazie mille. Come stai? Sto male, ragazzi, da ieri sera che ho mal. Fastidio allo stomaco e mi gira la testa, non avete manco idea. Ho passato una notte di merda e ora continua a non sta bene. Cioè, mi sta passando la spalla e mi ha preso sta roba. Io mi ammazzo, ragazzi. Mi ammazzo. Spero almeno voi state bene. Ok. Giacomo, grazie per il panino. No, come per le 5. Minchia, io non ne posso più, guarda. Io non ne posso più di star male, ma è bello tu, dai. Va bene, Giacomo. Ma Giacomo, se non puoi, dimmelo. Cioè... Ah, se vuoi venire in vocale, Nicola, vieni. Non è che... Ah, di qui non si va. È troppo bello. Che succede, logo, con la connessione? Ah, queste connessioni. Oddio. Macarena. Ma dove devo andare? Su, no, ma voglio andare dove voglio. Guarda, prendo danno, ma perché sparo? Basta sparare a cazzo. Eccoci. Ciao Nicola. Ciao. Non capisco se è colpa del Windows della VPN. Non lo so. Io so solo che con Windows ho chiuso i rapporti e finalmente mi stanno rimborsando i soldi in più che se ne ho presi. Come stai, Nicola? Ottimo. Siamo in due, quindi così. Almeno non sono solo. No, non sei solo. NordVPN, logo. Allora, insieme con Nicola a questo punto faremo la fine di sto gioco. Sì, se lo distribui qui sul disco almeno. Minchia, vero, adesso essere. E io mi dimentico che su Discord possiamo fare ste cazzate invece di doverlo guardare in live. Non so, la vecchiaia porta questo. Sì, la vecchiaia. Tanto allora, come avete visto, se siete arrivati tardi, no. Dico, il pre-live è stato tutto a tema Dragon Ball alla fine. Cioè, ci stava. Oggi purtroppo è andato. Oggi è così, ragazzi. È stata una notizia proprio brutta. Brutta, brutta quella di oggi. È la colpa della VPN. Dopo, da tu hai il NordVPN per caso? Cioè, nel senso, vabbè. So che. Cioè, io ogni tanto ho pensato di farmela. Non è che spero ci fare tutto sto granché io. Ma che te può fare sto coso qua adesso? Oddio! Ma sono va, aspetta! Ok, aia. Dove vado qua? Ah sì, ma no, ma che cazzo devo fare qua? Devi buttare lì. Sì, ma io come faccio a distruggere qua? Con que-
quello, te lo devi portare fino a qua, no? Sì, cazzo, mi porto fino a qua. È attualmente rotto in un WPN. L'ho disattivato e per ora sembra non essere, va bene, hai visto. Bravo, Luke. Va bene, Dirk. Come faccio a portarmi sto coso qua? Perché all'ultimo periodo, all'ultima live devo bestemmiare? Come faccio a portarmelo dietro fino a qua? Cioè, da qui? No. Scusami, ma se me lo porto qua, lui intanto va avanti. Nicola, ti prego, non dimmi che si può fare in qualche maniera. Te lo devi buttare qua. Lo Ma poi lui non va giù. devi buttare dritto. Che vuol dire dritto? Ma adesso da qui lo butti. Prima l'hai buttato nella costa terra, quindi l'hai rotto. Ora vai dall'altro lato. No, dove vai? Lascia la Capito, lui strada. continua ad andare dritto in un loop, sì. E Tu vai dall'altro lato e lo butti giù. poi lo lasci cadere. Ma più giù come? Come così? Aspetta, sto Signore, però. sbagliando! Ciao, Luca, vai tranquillo. Madonna. Ah, Ciao. ma poi devo No, al fare. contrario. No, è giù. No, 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 sono era. giusto. Era giusto, era. Ok, ho capito. Sì, scusa. Aspetta, io non devo prendere danno. Ma usa il coso, perché? Cosa? Vabbè. Il portale ti portava le cose qua senza. Vabbè, ormai ci sei, ormai ci sei. Sì. Eh beh, è vero, se portare prima. Perché invece prendere danno, va bene? Anche a me. Dai. Non è dritto adesso. Ciao Fabio, poi hai sbagliato. No, non ho No, vabbè, sbagliato. te l'ho detto la giusta, però. Sto vedendo una minchia. Ora com'è dritto? Sì. Ok, Sì, lo adesso io capisco. faccio così. Esatto. Aspetti che torno. Devo pure. E poi qui, da qui. Aspetta. Vabbè. Io mi sto bestemmiando, aspetta. Allora, innanzitutto c'è una roba. Sto perdendo tanti colpi, veramente tanto. Tra l'altro Nicola ha visto quando ho giocato Ori offline, quindi dico, ha visto pure che mi sono. Che ti sei? Ho Vabbè. visto pure che ti sei. Che come ho preso tutto quello che dovevo prendere. Confermo. E dico i testimoni ce li ho. Effettivamente non era difficile, non so perché rendo difficile qualsiasi cosa. Allora, ora dobbiamo ritornare. No, qui, aspetta. Ui, sì, prendiamo danno! Ma se sono un coglione sono, dai! Ok. Ma oggi dobbiamo finire lo sto gioco, eh?
Però c'è troppa bellicosità c'è in tutto sto gioco, eh. Io te lo dico. C'è della bellicosità incredibile, questo gioco di merda. Io ho paura di combattere quella lì adesso. Ma il gioco è aumentato di volume, io non sto più. No. Io ho problemi con l'audio, ragazzi. Lo ammetto, c'è un grosso ho un grosso problema col PC. Guardate, veramente devo tanto mi curo totalmente. Cioè, mi sembra che sia aumentato la. Mi posso permettermi di curare il problema, sì. Mi posso permettermi tranquillamente di curarmi totalmente. Allora, qui c'è il centro. Beh, ovviamente non posso andarci adesso. Cioè, non succede nulla. Ok, dirà. Guarda, sentiamo. Se ti ricordi è come un albero ginso, Il declino si oppone, ori. Il percorso verso il saggio dello spirito è bloccato. Sì, perché dobbiamo fare le robe. Va bene, però non ci dobbiamo andare. Andrei qui sopra, così ci facciamo sta zona di qua. Ho un po' di problemi, però vabbè. Come al solito, però vabbè. Ok, questa cosa ha rotto lì e togli un altro pezzo lì, va bene. Quanto siamo? 43%. Qui non c'è nulla da prendere. Tanto vedo un teletrasporto qua pure. No, un teletrasporto. Sì. Forse di teletrasporto qua. Però quante robe. Tanto qui all'inizio dovevo tornare. Perché sto andando in alto? Mi sono fregato, sai, Nicola? No, perché? Perché era meglio. Ero partito da qua, potevo fare già questa piccola zona e togliermela. No, Ciao, vabbè, Feffa. A sto punto. Devo tornare. Beh, facciamo le cose avanti. Auguri, Feffa! Buona festa della donna! Perché sono andato giù? Perché ho visto che si era aperto lì e sono un demente. E poi siamo tutti d'accordo che la donna si dovrebbe festeggiare sempre, non solo l'8 marzo, ma quello purtroppo è un altro discorso. Gli uomini non sono lì. che schifo. Quindi c'era, se tornato c'era la fila, la folla davanti ai fiorai. Bah, Vabbè. che vergogna. Le donne si devono sempre rispettare e non solo non l'8 marzo. Cazzo, quando si capirà è sempre tardi, no? Eh? Lotto cazzo. No. E porca capita la Macarena. Come facciamo qui in alto? No, io mi sono fatto. Sì. Ragazzi, Fabio non c'è più, è andato via, quindi la live è solo mia No, ci sono, un adesso. attimo. Un Ah, attimo, perché è certo, arrivata la bolletta del gas. vai, raccogli il Ristoratori. prezzo giusto. Ristoratori, quanto abbiamo speso di gas nel mese di gennaio? 122. 500. Sì.
Cosa c'era? Nicola? Dimmi. 120 9 e 30. Ma io te le faccio io le bolle, se Quindi vuoi. vince Nicola, ha dato la risposta esatta. Non è tanto, pensavo tanto, eh? Un cazzo di legno che ti attraversa tutto il corridoio. Beh, lo apro la bocca quando mi Va viene bene. così. Aspettate, ragazzi. Ah, ok, perché è finito il mercato tutelato, ma io non lo so quanto cazzo è, ma secondo me è giusto che gennaio noi paghiamo il gas della cucina, acqua calda e termosifoni, quindi caldaia, gas, quindi dico 130 euro un mese, il mese di gennaio secondo me è buono. Ci sta. Ci sta. Eh sì. Poi tanto ad aprile non fattureranno più ogni mese, che poi comunque chiudendo no, chiudendo la caldaia, chiudendo i termosifoni. Non pagheremo un cazzo. Allora, siamo pronti, Nicola? Per i termosifoni basta che tolgo la sabbia. Ok, Giacomo, la do a te. Io dove sto andando? Non so, io per fare questa parte ho un lato tantissimo, quindi ci Un'ottima devo provare idea. subito. E perché è un po' stronzo come gioco, cioè non è tanto, non no, no, stronzo, nel senso molto spesso io non capisco dove devo andare. Via, tua sorella ne ha costato. La Madonnina Santa! Oh. Il cazzo non c'è l'ese che ti avrebbe risposto già, come te. Ok, abbiamo fatto anche sto pezzo qua. c'è un buco Eh? c'è un buco adesso. C'è un buco a destra. A parte che c'è questo qua, quindi ho capito dove è più o meno. Dov'è il buco a destra, scusa? C'è un buco adesso nella testa. Ah! Qui si esplori quella parte di mappa. Sì, no, devo scendere qua, sì. Non mi servono più tra l'altro queste cose. Cioè, non ho più. Aspetta, non so come andare qua. Infatti, come cazzo ci No, qui ci vado vai qua? dopo, tranquillo. Tranquillo. Ok. Ma ti stavo dicendo come si chiamano queste cose gialle, arancioni, non mi ricordo mai il nome. Vabbè, le sfere che rilasciano. Aia. Allora! Vabbè. Porca troia, devo andarla a riprendere adesso. Questa è una cosa che non mi è piaciuta di sto gioco. È che. Vedi, cioè c'è ancora, ma nelle mappe non me la segna più. C'è una cosa veramente stupida sta cosa qui. Ok, ora torniamo giù. Perché qui abbiamo finito, no? Sì. Ok, e siamo di nuovo qua. Scusate, se devo aprire sempre la mappa, eccetera, eccetera. Andiamo in questa zona qui che non c'è un cazzo. No, diciamo non c'è un cazzo. Mi porta qui sopra. Poi qui sotto facciamo qua, poi andiamo di qui, ritorniamo sotto e buonanotte a secchio. Però poi da qui, mica casino, vabbè. Andiamo quindi tutto a sinistra però. Che cazzo! Ma siamo scherzi, siamo scemi, siamo. Ecco fatto. Ella. Innanzitutto facciamo prima a curarci tutto.
Tanto ho talmente tanti cristalli di mana, lo chiamo mana, che non mi ricordo mai come cazzo si chiama, che posso tranquillamente fregarmi. Porca troia. Tutto sto casino. No, per niente, qui non c'è un K, però c'è questo che mi porta qui sotto, quindi. No, ma come un boss qui sotto? Ah, bello. Perfetto. Non si distrugge, Nicola! No, no, c'è. Ah, si distrugge, c'è. Vabbè. Ah, ok. Lo distruggo tutto mentre si ricrea lui. Sto facendo tutto a caso io, eh. Fai bene. Si deve far così. Ma ci mette sbloccato, sconfigge la pietra di assalto. Vabbè, totalmente a caso, ragazzi. Ha esploso. È esplosa la roba. L'ho fatta apposta, Giacomo. Ti ripeto, mercoledì ci ho fatto qualche. Ripeto, ricordo il testimone. Da chiusura live ho stoppato per andare a cenare e poi la sera l'ho ripreso. Perché ho detto, voglio arrivare alla fine con tutto con tutto il gioco quasi completo. Perché ho detto, mi maxo la vita, ho tutto sbloccato qua, ho tutto potenziato al massimo di questi. Tra l'altro, segreto, i muri diventano semi-trasparenti. Questo prima della lotta finale lo tolgo, perché non mi ha più senso sta cosa qua. Cioè, mi sono maxato tutto. Tanto sono tutto la. No, cioè, ho tutto fatto, guarda. Che poi è veramente figa, effettivamente, vista completa tutto l'ambra. Completo tranne uno, come potete vedere. Perché lì manca semplicemente quella porta che. È anche qua. Cioè. Vabbè, manca un paio di robe soltanto, ecco. Però. Poi per il resto. Sì. Manca un coso. Vabbè, il coso di Gom, che mi manca l'ultimo frammento che è lì, quindi si fa. E poi questo qua. Su tutte le missioni penso di averlo fatto, tranne una che come vedete manca qua. Non mi ricordo però qual è, devo essere sincero. Ok, ora rifacciamo di nuovo la roba questa. Infatti ho sbagliato. Infatti vedete, ho tolto la grafica oggi pure per questo motivo. Così vedete esattamente com'è. Sono maxato di tutto. Un max giusto, max torto, non lo vedevo. Ok, adesso noi torniamo su e poi andiamo verso giù. Porca troia. Vai. Max Juice. Ciao Wilbur, buona mattina. Pippi. Ciao Wilbur. Ma sei bloccata, puttana, oli puttana. Ah, okay. Ora si è sbloccato. Ah.
full hand la vita. No, non è vero. Ciao Mario. Sì, sì, Giacomo l'apro, aspetta. Wilbur! Ripartito Wilbur, regala la salva a Simone. Grazie mille, Wilbur. E Pantown in questi mesi si suona che è un piacere, eh? Grazie, Wilbur. Gentilissimo. Vabbè, intanto facciamo. E allora. Aspetta. Dai! Dai Fabio, prendiamo sempre più da... Vabbè. Ok. Un altro pezzo. Quante ne manco? Nicola, che regala la sabba a Feffa. Ci sta, grazie Nicola. Ma che cazzo, sono 49. Cosa? Erano 49. Perché sono diminuite, perché giustamente sono... Da quando vi è presa la sciabarabba a Whirlpool il mese scorso di regalare sub sono scadute, quindi sono tornati sotto. Però mi dava fastidio 49. Tanto, adesso, per favore non donate più. Non piange. Comunque a me lo Feffa alla sub, almeno così. Grazie Nicola. Considera come regalo per la festa. Mi spiace, no, per questo regalo. Mi spiace per questo regalo brutto, Feffa. No, infatti adesso chiedi il rimborso della polpa. Mi spiace. Beh. Vabbè. Io sto prendendo danno di continuo. Tanto sta per partire l'app train, io ve lo dico. Aia! Aia! Ma che... Dove cazzo devo andare per andare dove devo andare? Oh. Ma dai! Pubblicità. Ci muoio. Beh. Facciamo così. Lo so ragazzi, soggiorno in maniera aggressiva, nel senso che prendi danni, va bene, però... Dico... Tanto il mana ce l'ho. Come dura una stream? Eh beh, le pubblicità bloccano la live, no? Ah, no, pensavo le bloccasse proprio su Twitch. No. Mi dispiace Feffa, non lo sapevo. Cosa? Era meglio le pubblicità. Come, era meglio le pubblicità allora? Ah no, vedi che le bloccavano la live. Ah ok. Strano. L'ultimo minerale ragazzi. No, non è strano. No vabbè, su Twitch capita. Non ti incastrare. Per favore, non ti incastrare. Aia, non ci rimanere, manzo. Rompila. Sì. No. Dai che ci siamo quasi. Ok. E niente, manca questo qua sotto. Quindi a sto punto, invece di pigliare danno di continuo, mi teletrasporto. Tra l'altro, come puoi notare, facendo questo
la parte di storia e tutta la parte al 100%. Ah, perché giusto, perché c'è una fase dove ci deve andare al 100%? No, no, no. È che ti fa esplorare tutto. Ok. Ora torniamo giù. Suca. Ok. Porca troia. Ma dai! Scusate, io... Intanto... intanto devo per forza fare sta... No! Ok. No. Sì, vabbè. Ma perché... Eh? Colpivi normalmente, perché con l'arco. Ah, perché mi piace l'arco, vabbè. Ok. Però... come faccio a pigliare sta cosa? Ah, da qua sotto. Scendi. No. C'è un coso che mi segna qui qui. Eccolo qua. Accendete sbloccato, aumenta la vita al massimo. Eccola. E abbiamo esplorato tutto, 100%. Hai visto? 100%, ragazzi. Quindi adesso possiamo tornare su. Sì, devi andare lì. E andiamo, ci riparto a teletrasporto. Tutto. Allora, signori, si avvicina la fase finale. Sarà sicuramente una di quelle fasi dove ci morirò più volte. Però va bene, però posso dire che sono contento che di avere, ripeto, a parte questo piccolo pezzo qui che non so come si apre, ma o si apre finito il gioco, ma non credo, dico. Il gioco è completo al 100%, cioè lascia stare gli achievement, dico. Solo la palude di acqua nera è al 98% che manca sto piccola zona, ma poi per il resto tutto il gioco è al 100%, cioè, Giacomo, se mi fai questa cortesia, che voglio capire se c'è una leva che mi sono dimenticato, perché può essere, oppure no. Che Nicola non se lo ricorda, che non l'ha giocato tanto rispetto al primo Ori. Trova tutti i collezionabili. Me li sta dando pian piano gli achievement. Cioè, manco gioco se rendo conto che ho finito tutto quello che dovevo pia. Signori, ci siamo. Io non sono pronto psicologicamente. Premi per uscire. Si esce. Ah, eccoci. Sì, praticamente mi buttava su. Ti ho detto. Ok, ora è sicuro, non c'è più un non serve più niente, non c'è più nulla. Partiamo, andiamo, signori. Quindi non, qui non c'è niente da esplorare, vedo. Ok, solo. No. Ok.
Eccoci. Perché Oli non fa più nulla, quindi sta solo camminando. Ce l'abbiamo fatta, Ori, il salice dello spirito. Presto la luce splenderà di nuovo su queste terre. Ripareremo il danno. Però ci sarà la lotta contro di l'obbrobio volante. Diciamo, lì purtroppo non ti posso aiutare. Io ho cercato qualche gameplay in italiano, ma non c'era quel punto lì, quindi l'ho chiuso perché non spoilerarmi. Vediamo che succede qua. E così Ori ha salvato un altro mondo, un'altra regione più che mondo, visto che il mondo è sempre quello. Quindi ci sarà un Ori 3 dove tenterà di salvare qualche altra roba. Un altro albero, che tutti gli alberi. Che bello, no? Ma l'albero fluttua, fluttua, come sembra. Quanto coraggio! Hai riparato ciò che era rotto. Sei ora è rinata. I loro ricordi si affollano tra i miei rami. Gli spiriti hanno atteso a lungo questo giorno. L'hanno detto giorno. Se solo potessi portare questa luce ancora una volta, ma non spetta più a me. Il mio tempo è terminato. Una nuova era deve avere inizio. Sarei tu a portare... Come io? Ma per farlo dovrei crescere. Dovrei lasciarti una vita alle spalle. Come? Se vuoi salvare tutti... Come? No! Cioè, devi morire Ori? O intende la tua vita fino adesso, devi lasciare perdere il resto? Oddio mio. No, però Ori la sta prendendo, ora arriva l'uccello, guarda. Adesso ero convintissimo di sta cosa. Ma guarda, ne ero convintissimo di sta cosa. Che troia puttana, ha un cazzo da fare con l'uccello di merda. Eccoci qua. Aspetta un minuto. Non ci arrivo. Ma sbaglia... Perché? Allora, gioco di merda. Tu e tutte le stronzate. Uno. Due. Me lo devi mettere qua questo. Qua. Andiamo, sono un po'... Però vedo che non c'è niente per... Beh, come faccio qui? Quanto danno gli faccio? La fase dopo mi sa che bestemmi tanto. Quando ma? Fabio, però devi colpirla, non devi fare i salti di cazzo. Niente, io faccio i salti di cazzo perché sbaglio. Sto fatto che devo mettere i tasti sbagliati. No, sbagliati. Cioè, una volta ce l'ho lì, una volta ce l'ho un'altra parte, mi confondo. Quello è.
Ma è pure vero che la non ho mai provato. Incredibile. Eh? Tanto la musica è incredibile. Hai trovato Giacomo? Ma com'è possibile tutto questo? Ma io devo colpirla qua, no? Però vabbè, ma io spero mi parta da qui poi. Devo capire un po' come funziona. Morto. Sì, sì, parte da qua. Ciao Sisa. Vabbè. Vabbè. Buttali contro di lei. Sì, sì, l'ho capito, ma non ce l'ho fatta. Cioè, non... Dove tiro? No, allora, aspetta, io ho poca vita. Devo fare in modo che... Togliamo sta merda. Si è fatto avendo un po' di vita. Però devi farmi darmi il tempo di darmi il darmi. Io non so come fare. Incendi i nemici vicini. Cioè non so cosa usare. Quello è il problema. Anche che comunque non ho... Il problema è che non ho più comunque. Vabbè, però alcune parti sono... Ma mi colpiscono mentre... Suca. Porca puttana! Il problema è che non ho, non mi dà altri cristalli per... Sì, sì, Giacomo. Porca puttana, non mi dà il tempo di fare il manz. Vabbè. Datemi il tempo.
cazzo di musicaccia questo? Mi sta sudando le mani, mi stanno sudando, raga. No! No! Non ho capito un cazzo cosa è successo! No, 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 sei all'ultima fase. Sicuro? Mi fa ripartire da... Ah, sì, sì, è tutto in aria adesso. Eh sì, sono caduto di sotto perché... Ma vola verso l'alto. Come volo verso l'alto? Ecco, i proiettili che fanno. Non ti spingo. Vabbè, dai, fammi morire perché non ho capito. Okay. Raga, non vedo, cioè, sono diventato ricoglionito, verso l'alto, verso l'alto. Sì, sto sbagliando io, devo andare... È tutto in aria adesso. Sì. Questo c'è un po' di... Vabbè. Sì, vaffanculo. Vaffanculo. La Cinvent l'ha confermato che è finito. Vaffanculo. Vaffanculo. Sì, cazzo. È durato pure meno di quanto pensassi. Ricorderemo per sempre la notte. Grazie, Peffo. Vediamo che succede. Oh. Ora fatemi piangere in silenzio. Vabbè. In cui la speranza vacillò. No, ci sono Gianni e Pinotto. Alcuni scelsero di restare nelle tenebre. Fammi passare il pad. Se ne va. Cioè sconfitta non si, come dire, riguardisce. Oddio. Guarda dove se ne va però. Dai suoi genitori. Esatto, già. Ritorna dove è nata. Come fai a non piangere? No. Siete allo stesso punto lì. Dai. Mimi. Dai, che bello. Bello, nel senso... questa è la luce di prima che stava andando da Ori. Morto pure, tutti morti sono.
Io non ti ho ucciso, io te lo dico, la vita ce l'avevi quando ho finito. Erano tutti morti. Ti devi muovere, Fabio. Ah, no. Ora si sta muovendo. Ok, sì, adesso mi devo muovere Ritorno. io. Dai! Fa vedere. Ciao No, non c'è Giacomo! neanche quello. Ti perdi già il Vabbè, Giacomo la gioca. filo. Lo so, ma non bella sempre. Ok, sta facendo tutte le pass tutti quelli che ho incontrato. Ok. Eccola qui la luce. La piuma di Q. Poi non è la piuma di Q. Di cura. Della madre. Ci stiamo, Ori. Sì. Sono quelle donne. Si sveglia, beh, sapevamo che arrivando se facesse se C'è anche ritornasse. la curata adesso, vedi? Che Oh. ce l'aveva rotta la letta. Zitto, Sisa. E voi lo banno, Sis. Sì, non so. Eccolo qua. Lì dove c'è la Ori. Ah, rinasce come albero? O no? Vediamo. Mi abbandonai alla luce. Mi abbandonai alla luce, quindi è sempre stato Ori grande che racconta la storia. Ah. Quando il mio nome era Ori. Attenzione, sì. Ma è grande qui. Quindi questa è una chiusura definitiva, cioè che non ci sarà mai un terzo capitolo di Ori. No, forse sì. Non Eh? lo so.
Quindi tutti si sono trasferiti lì. Sì. E le volete fuochi fatte. Ah, ci sono le facce. Nel lago. Oddio. Potrebbe essere Ori di nuovo, quello. Oh no. No. Completa il gioco. È come nato Ori, quindi. Potrebbe anche bello. Per questo ti dico, forse cioè, ci può nascere il 3. Potrebbero far nascere il 3 ambientato molti anni dopo. Sì, perché quella foglia che vola via è come nato Ori alla fine. Potrebbe essere Ori. Beh, signori, che dire? Devo abbassare un po'. Non so nemmeno se è skippabile. Allora, a parte tutto, l'ho trovato un gioco molto più ostico del primo. Molto, molto più grande. Alla fine ci abbiamo fatto 7 live. Vabbè, oddio, nemmeno tanto. Questa è la live numero 8, no? 7. Il primo li abbiamo fatto in 5 live, alla fine vabbè, 3 live in più. A me continua a starmi sul cazzo, perché non hai un'anima, si sa, quello è, se ti sta sul cazzo, cioè, allora devo essere sincero, nemmeno io ci avrei scommesso tanto sul fatto che mi potesse piacere sto gioco, eh. Poi invece l'ho rivalutato. Il gioco è un bel gioco, Oli. Quindi cioè, sono contento di averlo giocato. Se mai ci sarà un terzo Ori, lo aspetto. No, per adesso mo esce quell'altro. Qua. Allora, i creatori di Ori hanno detto che Ori era il loro Mario, Super Mario. Ok. Invece adesso uscirà il loro Zelda. Va bene. Non mi ricordo come si chiama, l'hanno presentato. Oh, raga, vai. Allora, musicalmente è bellissimo. Parlando adesso di altre cose, no? Musicalmente è veramente fatto bene, la musica è bellissima. E ti racconta perfetto. Visivamente, dal 1 al 2 non ci sono differenze. Ecco, magari. Cioè, l'unica differenza tra l'1 e il 2 sono state il gameplay. Sì, che è cambiato totalmente rispetto al primo. Probabilmente io se volessi rigiocare il primo Ori, cioè, sì, come no? No, graficamente è migliorato il secondo. Vabbè, sì. Vabbè, sono disegni, però sì. Se vedi le animazioni ce ne sono molte di più, molto più dinamico tutto. Vabbè, quello sì. Vediamo se possiamo saltare. No. Sopra. Con l'analogico vai sopra verso l'alto. No. Vabbè, dai, finiamo, aspettiamo, vediamo un po'. Anzi, visto che siamo in live, andiamo a vedere che Giacomo poi è andato via e non ha più scritto. Di andare a vedere quella zona là sotto. Ok? In modo che io poi non lo tocco più il gioco. Cioè, finita la live posso disinstallare. Ora, a parte le battute, non vado a fare l'achievement di... Cioè, muori senza... Cioè, finisci il gioco senza mai toccare l'acqua contaminata. Follia. Cioè, nel senso... Che poi ci fosse un qualcosa che ti dice... Cioè, oh, hai perso la possibilità di sbloccare, di fare l'achievement. Magari mi ritrovo che io credo di aver fatto tutto giusto e poi il gioco mi incula dicendo di no. Questa è una cosa che non mi piace di quando ci sono questi achievement per platinare i giochi. Cioè... Prendi e finisci il gioco senza mai attivare modalità, cioè, delle abilità. Va bene, metti che per sbaglio si abilita. Fammi notare che quell'achievement non posso più prenderlo. Cioè, ti immagini tu poi lo vai a giocare tutto, che non è un gioco corto. Ok, potrei fare l'achievement e finisci il gioco in 4 ore. Cioè, dovrei solo farlo, ragazzi miei, rushare come un dannato.
Forse in 4 ore si può finire, ma io no. Se in ogni lotta ci sto 20 minuti, un'ora, figuriamo. Però devo essere sincero, sono le 14:39. È vero che già alle 13:35 stavamo giocando, che ripeto, non c'era nessuno e non ho fatto nulla, cioè, non ho detto nulla. Quindi sono partito. In un'ora, meno di un'ora ho finito, pensavo molto di più. Ma più che altro non per. Ho visto che non era tantissima la zona rimasta. Ma più che altro ho pensato per il boss. Cioè per il boss finale ho detto qui ci perdo, qui ci muoio, cioè ci perdo un intero pomeriggio. E invece no, quindi sono pure contento di questo. Aspettiamo che finisca, non so più che. Non so che dire. Un'altra cosa che odio, i titoli non skippabili, che sono una merda. Ok, devi farmeli sentire. Bene, siamo tutti contenti. Ah, salta il filmato, può essere? Ok. Tanto non ci sono altre robe da vedere. Allora, 99% il gioco, quindi. Bene, lascialo così. No. Andiamo. È là che manca quell'unico punto. Allora, dove siamo? Qua. Però vedi, vedo questa cosa che Sì, odio di oggi. ti fa fare sempre l'ultima missione, non la pensare, non te la comprano. Mi sta Né sul cazzo, completamente. raga, perché l'ho finito il gioco. Toglimela. No, tu mi fai ripartire da qua e mi fai rigiocare il finale. Va bene. Però dai, che palle. Allora, andiamo un minuto qua sotto, vediamo cosa succede qua. Perché c'ho sempre sta missione. A parte dovevo andare da quell'altro là a sbloccare l'ultima cosa. Allora ci andiamo pure. Ritorniamo alla casa base. Vabbè, c'è qua. Allora, ecco qua, vedi qui, no, già, Nicola, voglio aiuto qua. No, Ma con le campane si dovrebbe aprire. ma già ho aperto questo con le campane, scusami. No? Come no? Sì! E Ballo. l'ho rifatto ieri, la stessa procedura. Allora, come fa la. A parte che. Non capisco. Cioè, è assurdo che io non possa capire come. Vedi con le campane. Ok, quindi devo suonare 1, 2, 3, 3, 1, 2, 1, 1. 1. 2, 3, 3, 1. 2, 1, l'ho fatto. Vedi? Nicola, non si apre. Cioè, sono diventato incoglionito. O si apre al contrario, c'è qualche passaggio sotto qua. Aspetta un attimo. Cioè, le campane erano. L'ho fatto giusto, 1, 2, 1, 2, 3, 3, 4. 1, 2, 1, non si è aperto, che questo era il codice, era questo qua, vogliamo fare che l'uno è vicino alla, quello vicino alla porta, sì, proviamo, allora, 1, 2 è sempre questo, 3, 3, 1, 2, 1. Non funziona, raga. Non è nemmeno quello.
come cazzo si apre quest'ultima fottutissima zona? Perché o si rompe da... Eh sì! Ora facciamo una roba. Arrivo qua e vedo... mi dici la sequenza? Mi legge la sequenza? 1, 2, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 1. 1, 2, 1. No, fai così, fai 1, 2, 1. Aspetta, 3. Oh, calma, aspetta. Aspetta, scrivo un attimo in chat. 1, 1. Dai, dimmi, 1. 1, 2, 1. 2, 3, 3. 1, 3, 3. 3, 3. 2, 1. 2. Sì! Che cazzo era? Dov'era? Che ne so. Come che ne so? Che ne so, l'ho trovato su internet. Non so dove l'hanno preso. Cioè, cioè lì non combaciava minimamente con quello segnato lì, vabbè. Sappiamo l'ultima luce. Forse no, ma forse sai che mi ha tirato a qualcuno. Qualche personaggio. Luce ancestrale, luce degli antichi spiriti, ti infondo un nuovo potere. Tutti gli attacchi ho rifugio 2500 di danni in più. Ma chi se ne frega, ho finito il gioco. Ora mi dai 2500 di danni in più. Ok, e anche questo è fatto. Vabbè, grazie Nicola. Andiamo qua. Beh, e finiamo il gioco. Comunque ragazzi, io spero che comunque vi sia piaciuta questa serie che vi ho portato. Mi conforta sapere che le rovine della mia casa sono servite al loro scopo. Ora vai in spirito, sai, c'è atteso troppo a lungo, ritorno alla luce. Ma a parte che io già non, io non dovrei più esistere visto che sono diventato un albero, però lasciamo per. Andiamo. Completo tutte le versioni secondarie, completo tutti i progetti delle creature della sorgente. Molto meglio, a volte ho passato qualche decorazione qua, migliorare tutto. Poi anche non qui, ma tutto ciò che sognavo per questa creatura è diventato realtà grazie a te. Come hai visto le sabbie distruggere quello che avevo realizzato nella mia parte, dubitavo delle mie capacità. Ma siamo riusciti, Giacomo. Ma ho mantenuto da preso ora insieme, abbiamo costruito un fuggio per te. Ed era quello il corso. Grazie comunque, Giacomo, abbiamo risolto. Mi ha dato... Allora signore, adesso il gioco è completo totalmente al 100%. Quindi apriamo, andiamo. F4. Eh sì, ecco, come potete vedere, qui è tutto completo. Qui è tutto completo, abbiamo tutto. Totalmente finito. Credo che solo il primo Ori non l'ho finito completamente. Quindi non c'è proprio più un cazzo da fare qua. Cioè, sarebbe solo cazzeggio e basta, ma non ha minimamente senso, non c'è niente da cazzeggiare sul gioco. Infatti qui. Qua fammi sentire la musica. Come? Nicola, se vuoi sentire la musica di Ori. Ci sono. C'è la playlist su Spotify. Ma non vedo le cose belle nella playlist. Ma che bello che è qui dentro. Ti dà quella sensazione di pace, vero? Mi farebbe piacere trovarci la pace eterna. Ma allora! Basta! Ti ho detto, dobbiamo parlare noi. Vabbè, ragazzi, facciamo l'ultimo salvataggio proprio del gioco. Signore, per l'ultima volta possiamo vedere. Io ora sono curioso, gli ho detto a Gerla, appena Gerla lo gioca voglio vederlo. Detto me lo devi streamare su Discord. Sono soddisfatto, posso dirti la verità, Nicola, parlo con Nicola che è l'unico che capisce qui dentro, quanto pare. Cioè, sono soddisfatto. Alla fine. Godo. Cioè, nel senso, sono soddisfatto perché Ori è stata una bella serie, sia il primo che il secondo. Sono doppiamente soddisfatto del secondo perché l'ho finito tutto. Cioè, lascia stare gli achievement, non parliamo di platinarlo. Cioè, ho proprio finito tutto. Cioè, non come il primo Ori che potevi avviarlo e tentare di prendere quello che è rimasto. Non c'ho più niente da fare qua. Cioè, lo vedete, non ci sono missioni. A parte mi sta sul culo sta cosa, il volere dei fuochi fatui è rimasto lì. Vabbè, non lo pensavo.
Minchia, ma dico che cazzo ci vuole? L'hai fatto? Stop. Te la tolgo dopo i titoli di coda. Toglimela. Cioè, mi dà fastidio questa sensazione di non completa, capito? Però. No, secondo me ha senso per la storia, perché tu dopo non Non avresti potresti più potuto. tornare. Sì. Esatto, quindi non. Bello, 100%. Posso eliminare il salvataggio? No. Signori, è finito per... Finiamo per sempre Ori. Lo finiamo per... È finito per sempre. Ragazzi, contentissimo. Veramente contentissimo. È stata una bella serie. Bella... Allora, io... come dire... c'ho 40 anni, ok? Non è più facile che mi commuova per un videogioco. Quindi, a parte quando Nicola dice mi piango, eccetera, eccetera, ma dico io no, ma non perché non mi è piaciuto. Come quello del Cloud. Sincronizzami Cloud, Ori, non rompermi coglioni. Cosa scambio? Vabbè. Cioè, io non piango, difficilmente piango per un videogioco. Non ho pianto per Ori, però perché ormai più o meno capisco la dinamica. Sapevamo tutti che Q tornava in vita. Cioè, alla fine Ori ha fatto tutto sto botello per far tornare in vita. Quindi fammi vedere, pensare che lei non tornasse più. Non mi aspettavo però che Ori, tra virgolette, morisse. Cioè, nel senso, è morto come spirito, rinasce come albero di luce. E creo effettivamente l'ultimo pezzo dove rivola una foglia che praticamente, come ha detto Nicola, Ori è nato così, mi fa ben capire che potrebbe esserci un terzo capitolo. Cioè, però, un terzo capitolo come? Beh, vedete. Allora, faccio vedere una roba alla fine, eh. Torniamo, andiamo già dove c'è la batteria delle sigle, vabbè. Lasciate stare il titolo là sopra, non lo voglio togliere. C'è gli achievement, che è quello per domani. Oggi c'è la Eh? partita del Napoli. Perfetto. Gli achievement mancano pochi. A parte un achievement nascosto che non so qual è. Stridula, ti dispiace pure averla menata a polaccia. Cioè, Esatto. rimane viva e se ne va dove... Tra mamma e papà, dove è nata. Cioè, Come bellissima. Sakuro nel primo, che ti dispiace dopo tantissimo. Vabbè, culo polaccio pure quello, Questo ci insegna che non dobbiamo sì, imitare le altre persone, non perché ti fa magari hanno una vedere, backstory che non conosciamo. sì, non ti fa vedere effettivamente già la morte di Stridula, però sì, io non voglio pensare che sia morta lì, però sì, perché è stata malmenata, va via, come dire, non in forma, quindi come dici tu, probabilmente va a morire tra mamma e papà. Bellissimo, volevo. Sì, no, ma secondo me muore perché non si arrende nemmeno alla cattiveria di chiamo, non mi ricordo come si chiama. Sì. Allora, ci sono un po' di achievement che potrei farmi per i cazzi miei. Uno, tipo sconfiggi tre nemici con una singola lancia. Questo potrei farlo, però poi completa la modalità difficile, cioè dovrei rifare il gioco, finire il gioco in modalità difficile, giusto? Eh sì, devi avviare il gioco da capo e finirlo difficile. Non toccare le acque corrotte. Vabbè, significa non dovrei toccare l'acqua corrotta per tutto il gioco. Non so se è per tutto il gioco o solo in una parte quando te la devi depurare lì. Beh, effettivamente poi di acqua cocotto non ce n'è più. Quindi sì. Finisci il gioco senza equipaggiare alcun frammento. No, fa schifo Hollow Knight. Questo è pesante. Finisci il gioco senza spendere luce spirituale. Va bene. Si fanno, si fanno. Completi il gioco in meno di 4 ore. Completi il gioco senza morire. E poi c'è saccimente nascosto. No, Hollow Knight, dov'è? Allora. Già, qui c'è niente di Rust. E allora.
C'ho 61 minuti di gioco su Hollow Knight. Quanti amici ci hanno giocato? Eh? Quanti amici che hanno giocato a questo gioco? Sì, incredibile. Era la mia intenzione, vi ricordate, se non sbaglio, nel 2020, quando vi ho fatto il recappone di fine anno, avevo messo i prossimi giochi che giocherò, c'era... come cazzo si chiama? Mario Odyssey, avevo messo pure il trailer di Hollow Knight. Però non lo so, cioè, potremmo provarlo, però... Vedi che c'è una carta di Hollow Knight, vedi, che l'ho giocato. Non lo so, devo valutare che gioco fare. Attualmente non abbiamo più serie. Quindi so cazzi adesso. Cioè, so cazzi adesso. Adesso cosa succederà al canale? Devo valutare un po' cosa fare. Cioè, nel senso, ora sicuro per un paio di settimane faremo giochi randomici. Ok? Non Cosa faremo c'è serie. quello? Eh? Plague Tale. Si annoia. Minchia, ce lo sto guardando, l'ho visto da Liesa. Sì, però mamma mia, sarà nata di quella palla, Plague Tale. A parte non ce l'ho. A parte non ce l'ho il gioco. Aspetta Vabbè, adesso. vedrai, poi troverai qualcosa sicuramente. No, 40 euro il Plague Tale, ragazzi. No, 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 no. Perché? Eh? Impossibile, vabbè. Sì. Quale No, dici? Batman non mi piace Batman. Allora, come serie, o vi riprendo totalmente a cazzo, perché effettivamente io non l'ho più giocato. Zelda? Tears of the Kingdom? Aspetta, quella volta in live, la prima volta giocato e mai più poi toccato, perché poi ho traslocato e ho perso totalmente. Non mi piace, non sì, Mario, cioè potrei fare Tears of the Kingdom, ma potrebbe essere veramente la morte del canale, ragazzi, perché quando ho giocato Breath of the Wild, lo fa tutto in live Breath of the Wild, chi c'era all'epoca si ricorda, sono passati 2 anni prima che ho finito il gioco, perché non lo portavo, non avevo le serie. Io lo portavo quando capitava, una volta a settimana, potevo portarlo 2 o 3 giorni di fila, poi stavo un mese, poi lo riprendevo, l'ho finito dopo 2 anni. Ma farlo una serie come Zelda in live lunedì, mercoledì e venerdì, mi ha fosso il canale. Cioè, Ori è stato bello, ma come media mi ha ucciso il canale. Cioè, mi ha ucciso tra virgolette, nel senso, ha fatto numeri veramente bassi. Le serie sono così. Cioè, io l'ho sempre detto, non è solo questione di Ori, perché anche Mario, l'ultimo Mario uscito, è partito bene e poi è morto, cioè mi è morto come numero di spettatori. Perché poi è così, la serie è lunga andare, stufa. Però è anche vero che io non posso portarvi sempre giochi uguali. Cioè, adesso che succede? Vi porterò sempre una volta a settimana Splatoon, un Mario Maker, Fortnite, tra l'altro adesso vado a vedere se è andato per ti serve perché è iniziata la nuova, oggi inizia la nuova season, un Fortnite, probabilmente spunta Overwatch, che ne diciate? Ragazzi, i server sono offline di Fortnite, è incredibile quanto lunga sta andando sta chiusura del gioco, però. Magari potremmo fare un po' SnowRunner, visto che l'abbiamo scaricato, magari con Gerlach, se c'è di pomeriggio. Adesso vediamo cosa succede. Adesso vediamo un po' cosa succede. Io sto male, ragazzi. Lo stomaco mi fa. Però effettivamente Hollow Knight Sì, potrei. però Hollow Knight subito dopo Ori. È lo stesso gioco, non so. Subito dopo no. Perché se vado a vedere qua, tanto prendiamo un po' di tempo, sono le 3 adesso, quindi praticamente abbiamo fatto la nostra live normale. Dai, run hardcore su Minecraft. Sei scemo, sei. No, non c'ho altri giochi qua. O inizio a investire di nuovo qualche soldino e comprare uno dei 2 giochi che vorrei prendere per Nintendo Switch, vi dico subito quali sono. Magari potete pure dirmi voi cosa vi piacerebbe vedere. Però dico, non sarà subito, ragazzi. Cioè, nel senso, per ora farò 2 o 3 settimane di giochi randomici. E allora, pi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 p
E allora, Wario Web Movie è un gioco che volevo prendere, però io non uso la webcam quando gioco, quindi far vedere Move It, che è un gioco dove ti devi muovere, e non far vedere mi... Non, per me, ma io non ho problemi, completamente. Eh? Che stai dicendo? Eh? Cretino. Ho Pac-Man World Repack, che è il Pac-Man per Nintendo Switch, che potrebbe diventare una piccola serie. Vabbè. Vediamo poi, ragazzi. Cioè, devo prendere un gioco da 30 euro a rate da 10 euro. Amazon, ma sei rincoglionito. Sei veramente rincoglionito, eh? Io farei. Sì. Ma ti dico due giochi belli. No, non li ho. Sentiamo. Veloce, no, non li ho. Non li ho. Per scherzare. Ti dico due giochi belli, non li ho. Vabbè, ragazzi, comunque, questa cavalcata su. Su Ori finisce qui. Niente, c'è niente da dire, mi è piaciuto, stop. Ora io direi di chiudere qui questa live, muto qui. E ragazzi, ci sarà tornerà anche un po' Overwatch. Lo capisco che vi comprate i coglioni, raga. Io pure è vero che il canale è mio, decido io, ma io qualche volta devo portare pure Overwatch per non riproporvi sempre gli stessi giochi, perché attualmente i giochi che vi potrei portare di nuovo sono Mario Party, vi faccio un po' l'elenco: Mario Party, Splatoon, perché c'è il Luke che ce l'ha adesso, quindi Splatoon, Super Mario Maker, Fortnite, Mario Maker in 2 ce l'ho pure io, perfetto. Taiko no Tatsuji non ho il pass, e poi anche se fai pass, Sisa, le canzoni sono sempre quelle. Te lo posso portare, ma attualmente senza pass e con quelle canzoni, poche canzoni che ci sono. Pezzetto, io lo dice a tua sorella, testa di cazzo. Ok? Cioè, non vado a spendere soldi per un pass musicale di Taiko no Tatsuji, che lo uso una volta ogni morte di papà. Questa è un'altra grande stronzata di fare sto pass di Taiko no Tatsuji. Cioè, quello è. Però posso portartelo. Però vediamo. Allora, finiamo qui, va bene? Va bene, è la stessa cosa, si sa. Guarda, io non ti guardo, io non ti rispondo, guarda. Nicola, andiamo in sigla fine. Andiamo in fine. Andiamo fine live, signori. Finiamo qua. Allora, non faccio partire la sigla. Oggi ho deciso di fare una sigla. Una sigla finale che ve la lascerò senza che io ci parlo sopra, poi capirete il motivo. Come ho iniziato il pre-live, ok, a tema, il fine live oggi lo voglio fare a tema Dragon Ball, come l'ho fatto all'inizio con le opening jump. La fine live oggi lo facciamo così, perché oggi è andata così, ragazzi. Ci sono svegliati con questa notizia di merda della morte di Toriyama, e l'unica cosa che io posso fare è fare quella sigla finale che ho fatto, che ho editato, non editato, ho semplicemente messo i titoli. Sarà una sigla finale lunga, ragazzi, però la voglio fare, tanto la dedichiamo a Dragon Ball e a Toriyama. Nicola, grazie. Oi. Per avermi fatto compagnia. No, grazie a te. Ringrazio per aver regalato la sub a Feffa, Wilbo per aver regalato la sub, Lovegod per i 17 mesi. E noi ci sentiamo domani per il talk, per la battaglia delle sigle, mi raccomando, la quinta puntata, domani alle 13:30, e vi lasciamo, io e Nicola vi lasciamo alla sigla. Quindi, ragazzi, ci sentiamo su Discord, le solite cose, se volete siamo su Discord, eccetera, eccetera. Signori, sigla finale, e a domani alle 13:30. Ciao, ciao, ciao. Buon fine settimana. Ciao, ciao.